Carafest 2012, dibattiti, convegni, degustazioni, insomma i popoli del Mediterraneo si incontrano in Sicilia, nello specifico a Mineo, che ricordiamo da circa un anno e mezzo ospita i tanti immigrati che sono stati accolti nel centro di accoglienza per richiedenti asilo. Si tratta di una due giorni all'insegna dell'integrazione con tanti spunti offerti innanzitutto dai convegni che sono stati organizzati per insomma rivendicare ulteriormente il ruolo non soltanto dal punto di vista geografico della Sicilia in fatto di emigrazione e di integrazione. Il Carafest è il primo appuntamento della neo costituita Fondazione di Comunità del Calatino Don Luigi Sturzo, che è stata costituita il 13 di luglio, quindi solo qualche giorno fa. È un appuntamento che ci dà l'occasione di mettere a frutto quello che è lo scopo della Fondazione, diventare uno strumento attraverso il quale gli enti locali, le associazioni di no profit, ma anche le imprese, i singoli cittadini possano prendersi cura dei soggetti più bisognosi, che hanno bisogno appunto di maggiore chance, di maggiore opportunità di integrazione. Entriamo nel merito del programma che caratterizza il Carafest, facciamo un sunto di tutto ciò che lo compone. Sì, bene, il Cara inizierà con questo evento di oggi pomeriggio con una riflessione, una tavola rotonda intorno alla quale si siederanno appunto rappresentanti delle tre religioni monoteiste, quindi l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo. A seguire ci saranno tutti eventi caratterizzati da espressioni della cultura, dell'artigianato, delle numerose nazionalità che sono presenti nel CARA, quindi ci saranno momenti di musica, momenti di laboratori artigianali, momenti gastronomici. E Mineo diventerà appunto un centro mondiale perché appunto darà ospitalità a manifestazioni culturali di provenienza da tutte le parti del mondo. Noi siamo convinti che il CARA di Mineo esprima diciamo, un modello di solidarietà efficiente che sta dimostrando di funzionare. Tuttavia l'iniziativa questa due giorni è dedicata all'integrazione, all'incontro dei popoli, partendo per l'appunto dall'esperienza positiva del CARA di Mineo. Noi vogliamo promuovere l'incontro, l'aggregazione su alcuni temi. Apriamo la due giorni con l'evento, l'incontro interreligioso di oggi, ma gli altri temi che promuoviamo in questa occasione, in questa kermesse, sono certamente quello dello scambio attraverso il cibo, questo veicolo di scambio culturale, certamente diciamo, la relazione di prossimità, gli ospiti che organizzano una serie di laboratori che mettono al servizio a disposizione della popolazione indigena. L'esperienza del Carafest sarà sicuramente esclusiva perché è la prima esperienza in cui i richiedenti asilo diventano protagonisti. Noi siamo grati a questa organizzazione, a queste due giorni di eventi importantissimi che si stanno creando nel nostro comune. Noi abbiamo tutto l'interesse come amministrazione comunale che questo servizio, questo progetto alla collettività, ai nostri fratelli più sfortunati, alla nostra gente possa avere un futuro, possa avere una lungimiranza per quanto riguarda questi appunto servizi, perché è chiaro oramai che il territorio sta avendo dei benefici e di conseguenza noi come amministrazione vorremmo chiedere allo Stato, al governo di continuare anche se in forma alternativa questa tipologia di progetto. E allora, dobbiamo...